Alessandro Bocca, CEO di Axerve. Alessandro, grazie per essere qui con noi, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, buon pomeriggio. Per parlare di un argomento che sicuramente è attuale, dato che insomma, abbiamo parlato di inflazione, dei prezzi al consumo, insomma, sicuramente ci torna utile in qualche modo fare questo approfondimento. Perché parliamo di pagamenti digitali e non soltanto. E il 2020 è stato un po' l'anno del pagamento, dei pagamenti digitali per le transazioni e-commerce. Nel 2021 adesso sicuramente c'è un'inflazione importante da monitorare e da gestire. Ma al di là dell'inflazione, il 2021 è anche l'anno del cosiddetto Strong Customer Authentication, la sigla è SCA-SCA, che nel medio-lungo periodo, adesso vi spieghiamo bene di cosa stiamo parlando, è sostanzialmente uno strumento, sarà uno strumento che permetterà di rivoluzionare ancora di più in positivo l'acquisto online in generale, insomma, i pagamenti digitali, le transazioni e-commerce. Ne parliamo con Alessandro Bocca, CEO di Axerve, e allora, per capire insomma anche dove vogliamo arrivare, cerchiamo di fotografare la situazione. Questo Strong Customer Authentication, di che cosa si tratta, che cos'è e perché nel medio-lungo periodo, questa è l'opinione di molti, anche da diverse analisi, dovrebbe dare buoni risultati e dovrebbe migliorare ancora di più questa, insomma, il pagamento digitale, questa abitudine che sta diventando sempre più forte in Italia e non soltanto. Alessandro. Sì, diciamo che la premessa è che i pagamenti digitali, per loro natura, hanno una difficoltà insita nel riconoscere chi sta pagando, perché chiaramente è a distanza. In Sì. questi casi succede che il titolare di carta e il suo esercente, quindi il compratore, diciamo, e il suo esercente fanno un'operazione dove chi compra è tendenzialmente indeterminato. Di conseguenza, la normativa ha imposto, ha previsto delle modalità con cui il titolare si autentica, cioè si fa riconoscere come il reale possessore dello strumento. Normativa Per farlo europea, si adotta giusto? questa Strong Customer Authentication. La Strong Customer Authentication non è altro che un'autenticazione forte che prevede che il compratore fornisca due fattori, quindi utilizzi due fattori di autenticazione sui tre previsti dalla normativa. La normativa prevede, diciamo, questi tre che sono qualcosa che il cliente sa, quindi tendenzialmente una password, qualcosa che il cliente ha, magari lo smartphone su cui riceve l'SMS, diciamo, il codice che scade, o qualcosa che è, quindi l'impronta digitale, il viso, eccetera. Un'autenticazione forte prevede che il compratore, appunto, ne utilizzi due su tre. Questo vuol dire che il sistema complessivamente diventa più sicuro. E questo un po' a lungo periodo. Nel breve periodo, però, diciamo che come tutte le transizioni ci sono dei, diciamo, c'è un momento di assestamento. Però in generale il principio era che la sicurezza veniva un po' demandata ai singoli operatori, alla loro singola volontà di garantire appunto un pagamento che fosse verificato e sicuro. La normativa, come spesso fa, cerca di regolamentare questo processo settando uno standard minimo che possa essere appunto accettabile per stabilire la vera identità di chi effettua l'acquisto, ovviando tutti i problemi che nascono dall'utilizzo, diciamo, fraudolento delle carte, ad esempio. Molto chiaro, beh, l'hai anticipato in qualche modo, Alessandro, ti do del tu, dato che secondo me, Sì. insomma, siamo più o meno coetanei, forse io qualche anno in più. Comunque sia, allora cerchiamo di capire che cosa succede nel breve, quindi che cosa sta succedendo oggi, perché la normativa di cui hai accennato, immagino europea, insomma, vale, è già scattata in qualche modo. Quindi, insomma, la situazione oggi qual è? Cosa succede e chiedo anche voi di Axerve, insomma, in che modo, dato che comunque parliamo di un ambito che seguite, che è il vostro settore, insomma, come siete riusciti a fotografare quello che accade oggi con la novità di questo strumento che abbiamo detto, lo Strong Customer Authentication. Sì, allora, diciamo che come tutti i cambi profondi del sistema e dell'industria, la partenza ha generato delle difficoltà, perché eravamo tutti tecnicamente pronti, però non sei mai pronto quando poi ti scontri con l'utilizzo, no? Giorno dopo giorno dei pagamenti e delle carte soprattutto. Quindi, di Vero? conseguenza, quello che abbiamo visto è, come sempre accade, no? Quando si introduce una richiesta in più, un passo in più nel processo di checkout, quindi di completamento dell'ordine, qualcuno si perde, il famoso funnel.
Questo è quello che si è verificato. Dall'altra parte, però, gran parte dei paesi hanno previsto un cosiddetto periodo di ramp up, cioè comunque alcuni mesi nei quali era possibile continuare a operare con delle, diciamo, specifiche molto chiare come prima, in modo tale da poter assestare il sistema. Che è un po', Questo è Alessandro, stato. scusami se ti interrompo, che è un Sì. po' come avevamo fatto quando è stato introdotto l'euro, no? Che inizialmente si poteva pagare con l'euro e con la lira Esatto. per agevolare il processo. Quindi, insomma, parliamo di una situazione quasi fisiologica, direi. Esatto, il punto è che oggi siamo partiti da una situazione non positiva, cioè pensate che all'inizio quasi il 60%, poco di più, delle transazioni non riuscivano ad autenticarsi, cioè eravamo in una condizione complessa. Oggi stiamo migliorando, nel senso che oggi il tasso di successo nelle autenticazioni è il 60%, quindi siamo ancora, abbiamo scavallato la metà, ma siamo ancora abbastanza lontani dal risultato. E una delle cose che è un po' emersa è un po' la maturità del paese e degli strumenti che vengono messi a disposizione appunto del sistema per poter superare questa barriera. Faccio un esempio. In Sì. alcuni paesi come UK, dove i concetti di autenticazione passiva, che poi magari spero vedremo tra poco, erano più presenti, il tasso di positività o di successo nell'autenticazione è molto più alto. Quindi bisogna un po' distinguere da paese a paese, ma sicuramente in questa prima fase quello che abbiamo visto è un calo. E l'abbiamo visto perché sia diciamo, il sistema delle banche, degli intermediari in Italia, appunto, ha fatto sistema in modo positivo, quindi cercando di condividere ciò che le best practice che si potevano utilizzare per migliorare, e quindi abbiamo visto tutti assieme quello che poteva essere l'andamento di questi dati, ma soprattutto i circuiti internazionali, quindi Visa, Mastercard, delle carte di pagamento, ci hanno supportati nel capire che cosa funzionava, cosa meno, e anche avere un termine di paragone tra l'Italia e gli altri paesi europei coinvolti dalla normativa. Quindi sostanzialmente, se non ho capito male, insomma, l'Italia risulta tra i paesi europei meno efficaci per tasso di autenticazione e, insomma, prima citavi il 60%, concretamente succede che il pagamento non va a buon fine e quindi dopo un po' uno, insomma, si scoraggia e dice vabbè, il pagamento non lo faccio e mi muovo in un altro modo, insomma, agendo, insomma, facendo il pagamento o in maniera diversa, oppure senza neanche farlo, magari. Questo può essere una lettura in qualche modo, e a questo punto ti chiedo anche, insomma, attraverso quale ricerca, mi pare di aver capito, insomma, che avete effettuato questa ricerca da parte di Axerve e si tratta di un'analisi effettuata su Sì. dati, no, di scenario forniti da una collaborazione importante. Sì, esatto. Per noi era importante, come dicevo prima, cercare di relativizzare la situazione che stiamo vedendo, che vedevamo, con un panorama più ampio, quindi un panorama europeo che, come dicevo, parte anche da una cultura e da una maturità diversa del mondo dei pagamenti digitali, come dicevo, no? UK, che forse diciamo, è il luogo dove questo tipo di consapevolezza e di tecnologie è ai livelli sicuramente più evoluti. Quello che è emerso è che da una parte esiste questo obbligo, diciamo, questo aspetto, cioè questa necessità di autenticare il cliente, di favorire la sicurezza, Certo. ma dall'altra la normativa stessa ha stabilito tutta una serie di situazioni nelle quali è possibile non chiedere l'autenticazione, perché ad esempio la transazione è riconosciuta come più sicura. In questo senso, la differenza più grande che è emersa, ripeto, da questa collaborazione con Mastercard, con la quale abbiamo lavorato per ragionare sui dati appunto di scenario europeo, si è visto come la capacità, soprattutto degli emittenti delle carte, di esentare il titolare da un'autenticazione, perché loro stessi, in base ai loro meccanismi di valutazione del rischio e di storicità anche della relazione, sono in grado di dire: in questa operazione ritengo che sia tu, perché le mie valutazioni me lo fanno pensare, quindi non ti chiedo questo tipo di autenticazione. Ovviamente fa salire il tasso di approvazione. Per fare un esempio,
in Italia il tasso di queste transazioni che si chiamano frictionless, ovvero dove l'emittente della carta rinuncia a richiedere l'autenticazione perché è già confidente che quel cliente sia veramente lui, che quel compratore sia veramente il titolare dello strumento, sono, allora diciamo in Europa stiamo parlando di un dato che va nell'intorno del 30%, quindi l'impatto di queste transazioni esentate, che quindi diventano diciamo per autenticazioni positive, è molto alto rispetto all'Italia che è al 12%, ma se guardiamo a inizio anno, a gennaio era al 3%, quindi c'è comunque un percorso anche accelerato di maturità del sistema dovuto proprio a questo cambio, se vogliamo, e se vogliamo epocale, ma certamente è un percorso che comunque nel tempo dovrà garantire maggiore sicurezza e, se i dati sono questi, una progressiva maggiore usabilità. E a questo punto, insomma, quale può essere uno strumento, no, per migliorare il processo e per garantire ciò che abbiamo, insomma, detto più volte, la sicurezza massima per ogni transazione, che poi probabilmente è anche ciò che interessa maggiormente al cliente, insomma, che la cifra che viene versata sia quella e non un'altra, e ovviamente senza confusione magari di soggetti paganti. Sì, come dicevo prima, queste esenzioni valgono sia per gli emittenti di strumenti, che sono diciamo coloro che hanno la relazione col pagatore, ma anche questo concetto di esenzione vale anche per gli operatori come noi, che forniscono un servizio ai merchant, che invece sono coloro che sono i beneficiari di quell'operazione. La sicurezza può essere valutata da entrambe le parti. Valutare la sicurezza nei confronti del merchant significa avere dei sistemi che siano in grado di stabilire allo stesso modo dell'emittente se quel compratore è veramente lui. Anche qui la normativa consente a questi operatori che lavorano in nome per conto del merchant, gestendo i suoi pagamenti, di poter fare questa valutazione e decidere se esentare appunto quell'operazione dall'autenticazione, per importi anche abbastanza alti, perché si può arrivare fino a 500 euro se l'operatore è molto virtuoso e ha dei tassi di frode molto bassi, quindi ha una dimostrata capacità di fare questo lavoro. Di conseguenza il ruolo di chi fa un po' il nostro mestiere, sicuramente quello di Axerve, è quello di creare questi strumenti e dotare l'esercente di questa possibilità di competere, perché a questo punto la capacità di fare un'analisi del rischio efficace che determina un'esenzione dall'autenticazione determina anche un elemento competitivo, perché se sono in grado di far pagare i clienti in sicurezza con la migliore usabilità, significa che magari quel cliente sceglierà me rispetto a un altro competitore con il quale, ad esempio, magari posso riscontrare delle difficoltà in più. Di conseguenza, nel nostro caso l'abbiamo chiamato Axerve Advice, è uno strumento che appunto consente questo tipo di analisi e consente da un lato di saltare l'autenticazione e dall'altro tenere indenne l'esercente qualora per un errore il sistema dovesse far passare una frode che quindi necessita un rimborso al vero titolare di carta, in questo caso ce ne facciamo carico noi. Riteniamo che questo sia un po' il ruolo degli operatori in generale che fanno il nostro mestiere, quindi semplificare per noi la vita ai merchant, ovviamente per le banche che danno le carte, semplificarla ai titolari facendo più operazioni frictionless possibili. E insomma, quindi dunque questo è Axerve Advice, questo strumento, insomma, di analisi istantanea per garantire la sicurezza delle transazioni e-commerce anche con transazioni importanti fino a 500 euro, come diceva appunto Alessandro, senza autenticazione a due fattori. Guardi, tenga conto di una cosa, le operazioni sopra i 500 euro in numero di transazioni rappresentano poco più dell'1% delle operazioni business to consumer in Italia, quindi chiaramente stiamo parlando di una copertura ampia. Molto ampia, certo. E allora, su questo fronte sicuramente ci torneremo, perché poi insomma si tratta anche di un settore che si collega in qualche modo anche all'economia, anche e soprattutto all'economia, alla finanza, insomma ci sono anche società quotate in borsa su questo fronte, quindi senz'altro è un argomento di ampio respiro. Intanto io ringrazio per essere stato qui con noi, per averci raccontato un po' che cosa succede nel settore a Alessandro Bocca, CEO di Axerve. Alessandro, grazie ancora, buon lavoro e a presto. Grazie, buon pomeriggio.